Riccardo Sagliano, allora nonostante il tuo libro, ricordiamo, toglietevelo dalla testa, ecco, gli italiani non mi sembrano molto preoccupati del fatto che il telefonino possa in qualche modo arrecare un disturbo alla salute. Non ti senti un po' allarmista? No, per niente. E mi preoccupo Cosa rispondi che... all'accusa di chi ti dice che sei allarmista? Beh, per ora nessuno l'ha fatto, devo dire. Io ho anche cercato il contraddittorio con i produttori e con i gestori, nessuno mi ha accusato di essere allarmista. Mi sembra di essere molto, molto realista e mi preoccupo che gli italiani non lo sappiano, ma sono molto solidale con loro perché nessuno gliel'ha detto. Tornando a Sì. due cose che sono state dette prima, molto rapidamente, no? Io conosco e apprezzo il dottor Rossi, che ho intervistato evidentemente nel mio libro, è uno dei più attenti, però a un certo punto ha detto il Ministero sta facendo. Ora, questa importante svolta, ovvero il Consiglio Superiore di Sanità, che dice che bisogna fare un uso non indiscriminato del cellulare, tutti, grandi e piccoli, e che i bambini devono usarlo solo nei casi di stretta necessità. Voi lo sapevate? Vogliamo fare un sondaggio qui? Chi aveva saputo di questo studio importante? Nessuno. Sono pronto, diciamo, accetto scommesse su Vogliamo questo. fare un Eh? sondaggio? Voi lo sapevate? Del Chi lo Consiglio sapeva alzi Superiore la di Sanità? mano? Nessuno alza la mano, voi lo Consiglio Superiore sapevate? di Sanità? Nessuno lo sapeva. Capisci che voglio dire? Questa è una cosa così importante a cui non è stata data nessuna risalto. Quindi è normale che gli italiani non sappiano. Invece gli italiani devono sapere per fare un uso, come dire, più consapevole. E ancora, quando dice Rossi, il Ministero sta facendo, ma cosa sta facendo il Ministero? Siamo diciamo, a aprile inoltrato e ancora no, questa campagna di sensibilizzazione non c'è traccia. Io vorrei chiedere al Vogliamo chiedere Ministro, allora al vorrei dottor chiedere al Rossi una Ministro, risposta? Ha appunto. sentito la domanda, dottor Rossi? Sì, ho sentito. Cosa risponde a Stagliano? Dunque, prima di tutto mi faccia precisare una cosa che va detto. Le misure come quelle di usare l'auricolare, usare il viva voce, sono misure raccomandate al fine sostanzialmente di ridurre l'esposizione nella testa. Ora, ricordiamoci prima di tutto che il telefono cellulare emette al 99%, il 99% della sua potenza mentre noi parliamo. Se noi stiamo col telefono alla testa, mentre stiamo ascoltando il nostro interlocutore dall'altra parte della linea, in quel momento il telefono non emette. E quindi la nostra testa non è investita dalle microonde. E questo Il perché ce lo può principale spiegare bene tecnicamente? non è così Perché semplice. proprio in quel momento il telefono emette quel segnale con il quale va a modulare, a veicolare la mia voce, le parole che sto dicendo, verso la stazione radiobase più vicina, che si può trovare nel raggio di Ma qualche no. centinaio di metri, ci posso stare più vicino, ma in campagna fino a situazioni anche di qualche chilometro. Dalla stazione radiobase il segnale finisce dentro una rete normale via cavo il più delle volte o anche via ponte radio e poi da lì viene immesso nella rete. Ecco, quindi la problematica anche di raccomandare di tenere il telefono in tasca è prevalentemente di non tenere il telefono in tasca, quella è prevalentemente indirizzata a un'informativa per i La portatori di interrompo, dottor dispositivi Rossi, la medici interrompo, mi impiantati. Sì, sente? Dottor Rossi, la interrompo perché prego. Stagliano scuote la No, testa, come il mai? problema di portarlo in tasca per i maschi, ad esempio, è per la sterilità, perché dimostrano, ci sono un sacco di studi che, come dire, portare il cellulare che emette, che cerca in continuazione il campo, anche quando non si parla, emette delle reazioni. Per questo nei manuali c'è scritto di usarlo a 1,5 cm o 2,5 cm dal corpo. E questo non è un segreto, Allora, è scritto nei manuali. Che cosa significa questa avvertenza? C'è scritto anche per le donne incinte non devono tenerlo vicino al ventre. Vorrà dire qualcosa, anche quando non si parla. Ha perfettamente ragione Rossi quando dice che quando si parla emana di più, ma emana anche quando si ascolta. Questa sì. è una cosa Anche che bisogna dirlo, questa. altrimenti Allora, si bene, perde una parte oltre, però, importante. dottor Rossi, lei deve rispondere alla domanda. Allora, cosa sta facendo il Ministero? No? Sì, però Stagliano prima mi faccia sollecitava. precisare Sì, anche su questo certo. aspetto perché mi sembra importante nei Certo. confronti del pubblico. I telefoni cellulari sono attualmente standardizzati sui limiti di SAR previsti da una, cioè di assorbimento di energia elettromagnetica. Ai fini della protezione da effetti di tipo termico, limiti che sono stabiliti in una raccomandazione europea del 1999. Questi limiti sono tali al fine di garantire che la temperatura sistemica del corpo non si incrementi di una temperatura maggiore di 20 millesimi di grado Ma centigrado. questa è solo una parte Quindi del problema. il telefono non produce
in nessun caso alcun tipo di effetto termico. Gli effetti termici prodotti dal telefono, che possono riguardare sia la testa appunto sia il corpo quando il telefono viene portato in prossimità del corpo, sono talmente bassi da essere le variazioni di temperatura che potenzialmente inducono sono nell'ordine delle variazioni di temperatura potenzialmente indotte dal metabolismo. Ma questa non è una risposta. Perché, quindi, quindi dal punto di vista termico non c'è niente da dire, i telefoni cellulari sono sicuri. Allora, da un punto di vista di potenziali...